Non è più semplice allarme, è allarme rosso per gli alpeggi montani, quasi completamente senza acqua. Le pozze naturali per abbeverare gli animali sono pressoché prosciugate. L'erba necessaria al pascolo delle bestie si sta letteralmente bruciando sotto il sole cocente, implacabile e senza sosta di queste settimane. La siccità prolungata sta mettendo a serio rischio, oltre che l'agricoltura, anche l'allevamento in montagna, con le produzioni tipiche di salumi e formaggi pesantemente penalizzate. Col Diretti Vicenza lancia l'emergenza e chiede pubblicamente aiuto, tanto più che non solo l'approvvigionamento dell'acqua è problematico, ma pure quello del fieno per sfamare gli animali, e la preoccupazione degli allevatori è palese e tangibile. Ecco, come potete vedere da questa immagine, potete vedere che anche questa pozza dove va a abbeverarsi le vacche è completamente asciutta. Vedete anche sopra il pascolo, praticamente l'erba è bruciata. Che cosa chiediamo noi? Noi chiediamo delle sovvenzioni a fondo perduto. È impossibile esercitare la nostra professione così. Noi abbiamo bisogno di acqua, chiederemo lo stato di calamità, lo stato di emergenza. E le soluzioni tampone non bastano più. Anche questa fossa dove vanno a abbeverarsi le vacche è appena stata caricata ieri mattina. Adesso qui ci sarà acqua per un'ulteriore 15 di giorni, poi dovrà riessere ricaricata. I danni sono evidenti. Il pascolo ormai è compromesso, diciamo. Perché? Perché la bestia va a mangiare su un prodotto che gli basta giusto per vivere, ma non si può parlare di qualità del latte.